Un giorno andai a trovare il regista alla fine del provino per l'attrice che avrebbe dovuto interpretare mia sorella minore. But me? Oh, thank you, Mr. Burnett. Yes, I can right away. Or if I bring her, we'll be there now. Now what's up? What's doing? Mr. Burnett rang an audition. Huh? Audition? What audition? Can't tell you now. Huh? Audrey era seduta al bar del teatro con altre tre fanciulle. All right, Miss Brent, begin. E vidi questo faccino da cerbiatto così carino, con quei suoi grandi occhi scuri. E chiesi a Torold chi avesse scelto. Mi indicò una ragazza bionda e mi disse quella. Lo guardai stupita e risposi, no? Con lei non mi sento di fare questo personaggio. Prendi quella ragazzina, un cerbiatto, bellissima. Nessuno la conosceva ancora. Era più giovane di me e ci divertivamo a fare le sceme, ostentando sigarillos nei ristoranti chic. Mi chiedeva consigli su quale film girare dopo il nostro e io cercavo di darle i suggerimenti giusti. Le consigliai di fare vacanze romane perché avrebbe avuto l'occasione di lavorare con una troupe di Hollywood. Ero così sicura che avesse la faccia giusta per il cinema che feci una telefonata al regista, William Wyler, per incoraggiarlo a prenderla. You had the advantage of me for a moment, Maria. Maria? Oh. You're not Maria. Maria's dead. No, it's me, Nora. I've been in hospital. They had to change my face. Why didn't we know? Please, Aldous. The oldest trick of all. To save my life, Nora. I thought you were dead too, Louis. We are both ghosts in the same world. The betrayer, the betrayed. To save your life? What do you mean? Louis talks of you as a saint. You were together. Nora, darling, I came here tonight to see you die. I wanted to see you before you go away and... You're lying. You're working for the police. Nothing else could bring you here. Louis! You loved each other.